Salve a tutti ragazzi e bentornati nel 32esimo episodio della Sky Factory. In questo episodio andremo nel Nether, quindi prendiamo 10 pezzi di ossidiana. Ok, ne ho presi 12. Facciamo un flint. Ah no, ce l'ho già. Ok, e prima di partire direi anche di fare una tunica della Force. Eccola qua, e di mettergli il volo. Ne facciamo un'altra perché questa qui è scarica. Ok, tanto questa la possiamo togliere e l'appoggiamo qua. No, qua. Ok, adesso prendiamo questa. E prima di partire prendiamo anche una Force Wrench. Ok. Eccola qua. Prendiamo anche questa. E no, prendiamo qui un bucket. Ecco qua, ne prendiamo due. Clicchiamo con F e mettiamo dentro un bucket. Ok, ora possiamo partire, abbiamo tutto. Ok, no, ci mancano solamente le frecce. Prendiamo le frecce. Eccole qua. Due stack dovrebbero avanzare. E andiamo a posizionare la nostra ossidiana. Mettiamo così. Ok, questa avanza. Ma sì, mettiamola lì. Non ho voglia di tornare indietro. Ok, andiamo. Ok, qui c'è una fortezza, quindi dobbiamo andare da quella parte di là. Andiamo a prendere della stone. Ok, prendiamo la stone e arriviamo fino alla fortezza e poi la esploriamo. Ok ragazzi, ho costruito una specie di passaggio. Sono spawnati dei pigmen e questi esseri. Non so cosa siano. No, aspetta, tu non c'eri prima. Non c'eri. Tu non c'eri. No. Cos'è che da? Boh. Ok. Allora prendiamo l'arco, la mettiamo qua. Ok, Madonna. Siamo circondati da gente che ci vuole uccidere. Va benissimo. Il ghast se n'è andato, ok. Continuiamo. E no. No, no, ma quanti sono? No, mi ha colpito, mi sa. Sì, mi ha colpito.
Ok, prendiamo un attimo il force bucket perché mi sa, se non sbaglio, cura più velocemente, cioè aumenta la rigenerazione dei cuori, sì. Ok. Qui non c'è nulla. Ok, mettiamo un po' di torce. Si può andare anche sotto? Boh. Vediamo un po'. No, non di qua. Ok, ho finito le torce. Questi cadono giù. Quello è uno scheletro normale. Ok, muore. Anche l'altro. E anche quelli lì in fondo. Grande, muoiono tutti. Devo solo ricordarmi di non picchiare i pigmen, se no sono morto. No. Ma chi? No, da dove arrivano? No, sono invaso. Ah, da lì. Ok. Sì, non so però quanto. Vabbè, non mi prendono a stare fermo, lol. Ma dai, se sto fermo non mi prendono, se mi muovo. Madonna, tutto dove esci? Ah, non ho più. Non ho più torce, lol. Ci dovrebbe essere uno spawner di. Di cosi. Sì, di cosi. Di Blaze. Da qualche parte. Aia, ma come fa a prendermi? Ok, dai. Dai che muore. Ok, anche quello è morto. Ah, trema tutto. Ok. Wow. Wow. Vediamo un po' dove poter. Ah, ma tu vieni da qui sotto. No? Non vuoi? Anche tu. Ehi, qui sotto si scende. Ah, benissimo. Ciao. Ok, scendiamo allora. Ah, lì vedo uno spawner. Vediamo un po'. Ok, lì c'è uno spawner. Facciamo un attimo così. Prendiamo questa, la mettiamo qui. Poi ci riprendiamo questa e dobbiamo andare a. Eccolo lì un altro. Ah, muore. Ma lol. Quindi Force Bucket cura noi e uccide gli altri. Bello. No, trema tutto però. Ok. Andiamo a. L'ho rotto, non lo so. Non ho capito se l'ho rotto. Sto morendo, no, sono morto. Sono morto, no. No, sono morto, sì. No, come sì? No. No, sono morto. Ok. Ok, qui. Qui ci vuole qualcosa di potente.
Vediamo un po' se qualcosa qui è di incantato. Ciò, prendiamo un po' di roba. Elmi. Pantaloni. Elmi. Non ho guardato nemmeno i buff, di qua. Questa cosa che dà? Smite. Va bene, dai. Sì, ma senza arco e frecce non faccio nulla. Allora, move. E prendiamo uno con power 1, ok. Poi frecce, prendiamone, ok. Il cibo ci serve, anche un po' di cobblestone, del cibo e un piccone di ferro almeno. Pick, eccolo qui. Ok, torniamo a riprendere tutto quello che è nostro. No, però non volo più adesso. Oddio, vado lentissimo. Aia. Aia. È qualcosa di lento, lento, lento. Ah, ma che carino che sei. Ok, torniamo lì. Ok, ragazzi, non so come uscire da qua. No, infatti, ecco, dovevo buttarmi giù. La strada giusta è buttarsi giù. Ok, sono morto un'altra volta e ed è veramente complicata sta cosa. Perché devo per forza farmi una tunica che vola, eccola qui. E devo vedere un attimo una cosa. Un po', prendiamo un po' di bucket, premiamo F e mettiamo qua il bucket, ok? Ora, se metto sta tunica, si rigenera. E se premo F, però adesso è scarica. Ecco qui. Quindi per riparare ste tuniche serve questo. Ok. Direi di caricarla il più possibile. Con F. Ok. Carichiamola un po', vediamo adesso, è carica, ok, è carica e anche un bel po' di liquido dentro, quindi dovrebbe avanzare. Poi prendiamo di nuovo un arco, delle frecce, meno male che abbiamo la farm. E un piccone di ferro qui ci deve essere, eccolo qui. Poi prendiamo questi. Ok. E proviamo di nuovo a prendere ciò che è nostro. Non ho le scarpine con speed, quindi sarà un pochino più lento, ma almeno stavolta volo. No, ho dimenticato il cibo. Non. Oh. Oddio. Se prendo il pigment sono fottuto. Eppure tanto. Se non lo prendo, ce la posso fare. Il pigment. Sì, il pigment. Oh cazzo, quello è un ragnone gigante. Proviamo a volare. Poco, 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 poco. Oddio. No. 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 Ok, fottiti. Devo correre fino a là. Volare fino a là. Il più in fretta possibile. Vola, 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 vola. Dai, 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 che ce l'abbiamo fatta. Sì. Bravissimo.
Dai, ma vaffanculo. Rimorto. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripreso tutto. No, no, non abbiamo preso tutto. No. Lo spawner. Che era là? Dove è finito? Ma che... C'è uno scheletro. Ma non può fare tutti questi danni uno scheletro che non ha nulla. Ok. Lì c'era uno spawner di Blaze. Lo giuro, l'avevo visto. E l'ho tolto infatti con la Claw Wrench. Claw Wrench. Eccolo lì. È lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Sì. Sì, grande. Ok, ma non mi cura. Dai, eccolo qui. Con questo quindi possiamo prendere gli spawner. Ecco. Ora non so più dove ho messo il liquido. No, l'avevo preso, mi sa. Sì, eccolo qui. Ho pochissimo cibo, però fa niente. Qui sono completamente attaccato. Mi serve quello con power, eccolo qui. Le frecce ce ne ho in abbondanza. Dai, vediamo un po' quanto sono bravo con l'arco. Bam. Bam. Che loro sono infiniti e riescono pure a sbagliare. Guarda, sto fermo, non mi prendono, mi muovo, mi ammazzano. Non è possibile sta cosa. No, ho paura di prendere il pigman. Ok, un altro... No, tutta la fortezza. Un altro spawner dove potrebbe essere? Qua? No. Dove sono io? Qua? Oddio. Qua, eccolo qui. Blaze. Ok, vediamo un po'. Non è nemmeno tanto distante. È là. Infatti là ci sono infiniti blaze. No, non è là. L'unico modo è andare a guardare. No. Oddio, pure questo mi fa danno. Tutto mi fa danno. Eccolo, eccolo. E prende un altro spawner di Blaze. No, no, dai. Ah, morite tutti. No. E tu come? Ma muori. Ok, non era un pigman quello, vero? No, non era un pigman. No, 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 era grande, ok. Questo via. Ok. Bene, ragazzi, adesso cercherò un modo per tornare a casa e per prendere anche altri tre spawner perché la quest dice di prendere 5 blaze spawner. Quindi sono proprio degli stronzi perché sapevano che il Nether era così e l'hanno fatto apposta, secondo me. E ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo episodio della Sky Factory. Ciao a tutti!